Di questi tempi è dura trovare un lavoro e spesso chi lo trova si ritrova a farsi sfruttare senza nemmeno accorgersene per pochi soldi, e non parlo soltanto dei paesi del terzo mondo. Ma ci sono anche quelle persone che sono costrette a rimanere a fare un lavoro perché ne hanno davvero bisogno e farebbero qualsiasi cosa per andarci ogni giorno. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo piena di colpi di scena. Se siete seduti o sdraiati o che ne so, una mezza via, quindi seduraiati, partiamo! La determinazione è una cosa molto importante nella vita. È semplicemente una parola per tanti che pensano di avere determinazione, mentre in realtà, vedendo Walter Carey, il ragazzo di cui parleremo oggi, scopriranno che questa semplicissima parola vale più di quanto si possa pensare. Aveva 20 anni ai tempi quando i social lo hanno reso famoso senza che lo volesse. La sua vita non è stata il massimo, ma è un ragazzo generoso, onesto e determinato, come già spiegato. Vive in Alabama, ma l'uragano Katrina gli ha tolto tutto. La casa dove ha sempre vissuto era sparita, spazzata via, e lo Stato non poteva fare niente, anzi, non voleva. Per di più, sfortunatamente, non aveva un'assicurazione, non poteva permettersela. Così aveva deciso di trasferirsi in un appartamento molto piccolo e poco confortevole, ma non gli importava, voleva soltanto trovare un lavoro e mettercela tutta nella vita. Il problema è che aveva finito tutti i soldi. Questo è stato un colpo molto duro, ma un bel giorno qualcuno voleva assumerlo, in una catena chiamata Bell Hot. Erano circa 30 km di distanza dal suo appartamento, ma per fortuna aveva una macchina. Il gran giorno era vicino, ma come sappiamo bene, quando tutto sembra andare bene la vita tende a fare brutti scherzi per farti capire com'è la realtà. La macchina di Walter si era rotta, era andata, non partiva più. Forse un problema al motorino d'avviamento, ma non importava, non aveva i soldi per ripararla. Stava per chiamare il nuovo datore di lavoro che non aveva nemmeno conosciuto, ma all'improvviso si era fermato. «Perché dovrei mollare? Non sono così», aveva detto a se stesso. E dopo aver messo l'indirizzo sulla sua mappa, aveva visto che erano 7 ore a piedi. Non poteva nemmeno permettersi i trasporti. Così ha impostato una sveglia a mezzanotte. Dopo essersi svegliato di fretta, si era messo a camminare. 30 km e 7 ore. Poteva farcela? Beh, ovviamente un no. Non era un superuomo. Abbiamo tutti bisogno di riposo, non possiamo camminare all'infinito se non abbiamo un passato da maratoneti. Lui era sicuramente molto in forma, ma non ha mai fatto cose del genere. Dopo 15 km di camminata veloce senza sosta era distrutto. Si era messo a terra con le gambe tremanti e il volto pieno di lacrime. Perché proprio quel giorno doveva rompersi la maledettissima macchina? Questo era l'unico pensiero. Voleva portare a casa dei soldi e mantenere anche sua madre, l'unica che ha sempre creduto in lui. Il padre li aveva mollati anni fa e nemmeno voleva saperne qualcosa. Mentre era lì, il cielo gli aveva mandato un aiuto inaspettato. Un poliziotto di nome Mark Knighten stava passando di lì per pattugliare la zona. Vedendolo in difficoltà, gli aveva chiesto qual era il problema. L'uomo era rimasto senza parole. Questo ragazzo davvero voleva farsi 30 km a piedi dopo essersi svegliato a mezzanotte? Questo pensò. A quanto pare sì. Lo aveva messo in macchina e portato fino alla zona del lavoro. Grazie alle sirene aveva passato ogni ostacolo velocemente, ma erano in anticipo addirittura. Così era rimasto in una chiesa a riposarsi, attendendo l'inizio del lavoro. Walter aveva ringraziato di cuore Mark e dopo aver finito il turno il pomeriggio un altro poliziotto era lì. Mark aveva diffuso la notizia e ora anche un collega voleva aiutarlo per il ritorno a casa. Il giorno dopo doveva assistere una donna con un trasloco. Era un modo per racimolare altri soldi nei suoi giorni liberi. Anche in questo caso, nonostante fossero ben 10 km, li aveva fatti tutti a piedi per poi faticare ancora sollevando cose. La donna, di nome Jenny, era rimasta così colpita che gli aveva chiesto di più sulla sua vita. E sentendo dell'impresa dei 30 km, aveva deciso di postarne la storia su Facebook. Da subito in migliaia avevano condiviso ed era arrivato anche sulla homepage del suo datore di lavoro. Ma era successa una cosa ancora più inaspettata. Aveva deciso di regalargli la sua Ford Escape, che nonostante fosse vecchia era ancora in condizioni perfette. Pensava l'avrebbe usata più lui, visto che aveva altre macchine a casa per lavoro. Ora Walter aveva tutto il necessario per andare avanti, e non solo. Sempre Jenny aveva aperto una campagna di raccolta fondi su internet. L'obiettivo era $3,000 per aiutarlo a prendersi una macchina usata in buone condizioni, ma era riuscita in pochissimo tempo a superare i $32,000. Li aveva dati tutti a Walter per pagarsi tutto il necessario per vivere finché non avesse avuto i suoi primi stipendi. Infatti in quell'anno li aveva usati per l'affitto e altre cose varie insieme alla madre. La generosità esiste e molte persone sono pronte a intervenire quando le cose si mettono male.
con questo concludiamo. Se la storia vi è piaciuta mettete un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.